North London derby. Son of the double. Brilliant. Madison again with the assist. Ho soltanto copiato Pep, così scherzava con i giornalisti Ange Postecoglou dopo la vittoria del Tottenham in casa del Bournemouth. E ormai possiamo dirlo, un commento alla Postecoglou. Toni sempre distesi, un clima sereno in conferenza e mai polemico l'allenatore australiano. Ma a cosa si riferiva? Al lavoro dei due terzini degli Spurs, Pedro Porro e Destiny Udoje. Mai sporadico in realtà il loro utilizzo da esterni invertiti nel corso di questa stagione. E per quanto abbia fatto sorridere la stampa quel "ho copiato Pep", in realtà i due esterni del Tottenham lavorano in maniera decisamente diversa rispetto ai due esterni del Manchester City. Costruzione, riaggressione ed invasione. Questi i tre compiti degli esterni degli Spurs e sicuramente uno dei fattori principali del successo del Tottenham in questo inizio di stagione. Voglio subito specificare una cosa: quando ho parlato di invasione non intendevo invasione di campo o cose particolari, semplicemente invadere una zona dove tendenzialmente non viene occupata principalmente da quella tipologia di ruolo, e mi sto riferendo in particolar modo all'area di rigore avversaria. Infatti i due esterni invertiti del Tottenham nel corso di questa stagione molto spesso si sono ritrovati nelle condizioni di eseguire tiri o passaggi e diversi all'interno dell'area di rigore avversaria. E come specificato anche nella intro, non si tratta assolutamente di un evento raro, è proprio un principio fondamentale dello stile di gioco di Postecoglou. In aggiunta a quelle che sono poi le sue istruzioni naturali, l'esterno invertito ha il dribbla di più e l'andare avanti appena possibile. Parlando anche di invadere l'area di rigore avversaria, potevamo anche pensare ad un compito offensivo di questo ruolo. Come ho detto ragazzi, sempre in tempo ad evolverci, perché questa tattica 4-3-3-4-2-3-1 sono, come il gioco FM24, ancora nella loro versione beta. Nel mio canale Discord trovate il modulo, in questi giorni lo aggiornerò in modo tale che possiate appunto provarlo nella sua poi versione aggiornata. Novità di oggi, la presentazione direi ufficiale del 4-2-3-1. Abbiamo già affrontato questo argomento, ma è giusto secondo me ripeterlo. Noi all'inizio della stagione abbiamo offerto il 4-3-3 e ho spiegato che a mio modo di vedere non ci sono grosse differenze tra questo modulo e il 4-2-3-1. Sicuramente ruoli diversi, una posizione media che potrebbe cambiare se utilizziamo questi due moduli in partite differenti, ma il lavoro poi in campo sarà pressoché più o meno lo stesso. Uno dei due centrocampisti che si deve per forza di cose abbassare in fase di impostazione, in questo caso il regista retratto di destra, e poi il CCQ che lo abbiamo già visto sia in questo 4-3-1 e sia anche nel 4-3 utilizzato all'inizio stagione. A differenza del primo modulo, della prima versione, l'aggiunta del tirare appena possibile. Perché ormai ragazzi, questo Tottenham appena capita l'occasione per calciare verso la porta, lo fa. Ho parlato nei primi episodi anche del portare il pallone in aria, ma è un concetto, un'istruzione che non è prevista in quello che chiede Postecoglou. Noi da sempre abbiamo lasciato totale libertà ai giocatori, ma adesso vogliamo forzare un qualcosa che gli Spurs effettivamente fanno nella realtà. Il valore XG del Tottenham nei tiri da lontano in questa stagione è decisamente superiore, ma di tanto, rispetto a quella passata. E come già detto diverse volte, è chiaro che questo si può applicare bene in una squadra che però ha i giusti interpreti per provare la conclusione alla distanza. Il Tottenham ne ha. Nello scorso episodio proprio mi sono ritrovato a fare un elenco di soli alcuni giocatori che hanno quella caratteristica di essere dei giocatori dotati da un buon tiro da fuori. Ma questa lista può comunque aumentare, perché il Tottenham ha veramente quasi un'intera squadra che può lavorare così. Altro fattore interessante è la fase non in possesso. Il Tottenham insieme al Brighton sono le due migliori squadre della Premier League ad effettuare poi un pressing vincente nella tre quarti campo avversaria. E quindi oggi assisteremo al debutto del 4-2-3-1 in una partita non come tutte le altre, contro un allenatore che abbiamo citato inizio episodio. Sì, saremo contro il Manchester City di Pep Guardiola proprio all'Etihad Stadium. Una parentesi simpatica nel dramma, nella tragedia degli infortuni. Intanto partiamo con l'infortunio di Højbjerg. Per fortuna stiamo parlando di problemi muscolari non troppo gravi, quindi non situazioni spiacevoli come 3, 4, 5 mesi o tutta la stagione fuori, ma solamente alcune settimane. Come ho detto, infortunio di Højbjerg e poi purtroppo un infortunio non lungo, ma decisamente fastidioso, perché si parla di circa 3 settimane, quello della nostra stella Heung-min Son. E quindi tra infortuni medi, leggeri, minore e in alcuni casi gravi come quello dell'episodio scorso di Maddison, la lista degli infortuni in casa Spurs
è decisamente lunga. E per non presentarci con pochi giocatori durante le nostre partite, ho deciso di dare uno sguardo al settore giovanile e in particolar modo a un giocatore che abbiamo visionato con una certa attenzione negli episodi scorsi, e mi sto riferendo a Jamie Donnelly. Quel giocatore che può svolgere due ruoli, abbiamo parlato di un buon centravanti, ma soprattutto un ottimo giocatore, un ottimo trequartista alle spalle delle punte. E qui la cosa simpatica, ma neanche tanto, è che il giocatore riporta una squalifica da dover scontare in una partita di Premier League, proprio nel momento del bisogno, proprio quando avevo bisogno di una riserva per poter star tranquillo con eventuali poi nuovi infortuni. Niente da fare, non è un infortunio, ma è una squalifica. Stamford Bridge contro i Blues per un altro derby, il terzo già in questa stagione. E qui, come sempre, il lavoro degli esterni invertiti, qui però il genio, quello di Dejan Kulusevski, va in difficoltà, recupera, calcia, la piazza, e il Tottenham con un bellissimo gol del talento svedese passa in vantaggio solamente al minuto 5. È un derby però con poche emozioni, è un derby dove alla fine il Chelsea nel giro di pochi minuti riesce a mettere in grosse difficoltà il Tottenham e riesce completamente a ribaltarla. Prima qui Enzo Fernandez che prende le misure, tiro però davvero troppo coraggioso e non crea disturbo, non crea problemi per il nostro Lloris. Poi però un'impostazione dal basso che diventa poi una distruzione, anche perché qui diciamo di Zazì con troppa facilità, un Richarlison che da centravanti proprio non riesco ad apprezzarlo, ma costretti a lavorare con lui per delle assenze pesanti là davanti. Il Chelsea riconquista palla, André, il talento brasiliano, va a servire Romero, che però sotto la pressione costante dei Blues va un po' in difficoltà, e su questo recupero palla Mudryk supera Lloris, è pareggio del Chelsea. L'arbitro si consulterà col VAR, ma la rete poi sarà giustamente convalidata, la posizione del giocatore ucraino è assolutamente regolare, quindi il Chelsea la pareggia. Non passano molti minuti e un Chelsea sempre su quella fascia sinistra, sviluppo da rimessa laterale, un fortunato Caicedo che con questa conclusione subisce poi il pallone, una deviazione che costa caro agli Lloris, perché permette a Caicedo di festeggiare la rete del 2-1. E poi alla fine direi che le emozioni finiscono qui, perché poi i minuti passano, siamo adesso arrivati al secondo tempo. Il primo tempo avete visto che si è concluso praticamente con una conclusione impossibile da parte del terzino destro Reece James. Nel secondo comunque è sempre il Chelsea che ci prova, è sempre Enzo Fernandez alla ricerca del gol però che non arriva. Tottenham poi prova a reagire in qualche modo con questo tentativo, con questa rimessa lunga. Ricordiamo che gli schemi da palle inattive sono stati dati proprio all'allenatore, al preparatore delle palle inattive. Unico giocatore che salva unica sufficienza gli Spurs, Kulusevski, ma dopo quella conclusione non c'è stato praticamente altro. Lo vedrete poi anche dalla formazione, tempo di League Cup, tempo soprattutto di turnover, visti poi tanti impegni tra campionato e coppa. Partiamo con la prima rete al debutto, Jamie Donnelly, che alla fine ha scontato la squalifica in Premier League, è titolare, gioca in League Cup e si mette subito in mostra. Arriva anche un'altra prima rete, la prima vera soddisfazione per Aleko Belic, protagonista in amichevole, mai però ancora in una partita ufficiale degli Spurs. Il West Bromwich Albion ha modo al minuto 58 di riaprire la partita, ma gli Spurs al minuto 80 decidono di chiuderla con una conclusione facile, col primo assist ufficiale per il difensore centrale Spurs, Ashley Phillips. Dalla formazione qui si vede che insomma ampio il turnover, qui si vede che massima poi l'attenzione rivolta alla prossima partita, al prossimo avversario di Premier League, che insieme a noi ha decisamente iniziato molto bene la stagione. Ancora le prese con gli infortuni, gli Spurs al Tottenham Hotspur Stadium ospitiamo l'Aston Villa. In questa partita di Premier League, in una partita tra due squadre che sono lì, nelle prime quattro posizioni in classifica. L'Aston Villa di Zaniolo e non solo, soprattutto poi del talento inglese Watkins. Qui intanto commentiamo un Tottenham che riconquista palla e parte con Solomon, che però poi come sempre l'appoggia a Pedro Porro, i due esterni, veramente un lavoro fondamentale di questi ragazzi che, come abbiamo detto, riaggressione, invasione, fanno letteralmente di tutto. Qui però Richarlison vuole far di tutto,
è troppo egoista. Inspiegabilmente non serve il pallone a Solomon, che era decisamente libero e poteva sfruttare meglio quello spazio. Si intestardisce, va da solo. Una conclusione decisamente da dimenticare, ma fondamentale però il lavoro del brasiliano sul recupero poi del possesso a parte del Tottenham, dove Pedro Porro può volare sulla fascia destra. Poi però Richarlison si allontana troppo e Pedro Porro fatica a trovarlo. Un dato che poi commenteremo, un Tottenham qui all'interno del gioco, una delle peggiori squadre nei cross riusciti. Ed effettivamente è vero, perché ricordo decisamente pochi cross andati a buon fine. Ma ancora un Tottenham che riconquista palla, un Aston Villa che non riesce particolarmente ad essere pericoloso, si ferma nella nostra tre quarti difensiva e qui Lo Celso prende le misure con questa conclusione dalla distanza e qui Vicario prende un pallone che sembrava impossibile da parare. Siamo al minuto 73, una partita che sembrava essere destinata al pareggio, ma gli Spurs ci sono, André continua ad offrire assist, Lo Celso, la conclusione alla distanza di un giocatore che effettivamente nello scorso episodio non avevamo messo nell'elenco dei più bravi tiratori da fuori, o forse sì, ma comunque, come abbiamo detto, è una squadra che offre tanti giocatori che possono provare questa conclusione alla distanza. Gli Spurs però non vogliono fermarsi, perché sappiamo che in Premier 1-0, 2-0 sono risultati che si possono facilmente recuperare, si cerca la palla negli spazi, là davanti però tanta fatica, ci manca veramente la presenza di un giocatore completo come Son, perché Richarlison non ha secondo me delle caratteristiche da classico centravanti, perché Velitz è da formare, insomma quel giocatore formato, quel giocatore completo a 360 gradi è decisamente il sudcoreano Son. Lo sviluppo del gioco sulla fascia destra, l'azione personale da parte di Solomon, che poi altruista, va a servire il pallone perfetto per il nuovo arrivo, Brennan Johnson, ex Nottingham Forest, a rimorchio arriva e senza grossi problemi riesce a superare Martinez. Martinez poi si rende protagonista anche di un'ottima parata sul calcio di punizione di Solomon e la partita finisce 2-0 per gli Spurs. I cambi del secondo tempo hanno decisamente aiutato un Tottenham che nei primi 45 minuti non aveva creato molto. Ha senso commentare la rosa del Manchester City? Ragazzi, la conosciamo bene, la conosciamo a memoria. Qui si aggiunge un nuovo giocatore, un nuovo talento, che tanto nuovo non è, che non è affatto sconosciuto, Angel Correa, da attaccante esterno. Poi per il resto, una squadra che sinceramente conosciamo a memoria, conosco tristemente a memoria, perché essendo interista, una formazione diciamo non tanto distante da questa è stata purtroppo protagonista nella scorsa finale di Champions League. Miles Jacobson e non solo, tutti gli appassionati di calcio innamorati dell'evoluzione tattica di Guardiola, qui notiamo le principali novità di questa edizione di Football Manager: la presenza di addirittura due terzini invertiti, la presenza del libero che avanza, che ormai non abbiamo nemmeno più bisogno di chiamarlo libero che avanza, ma basta fare nome e cognome di quel giocatore, John Stones. Però probabilmente un Guardiola che sta soffrendo un po' questa beta, anche Pep dice non vedo l'ora sia il 6 novembre per passare all'edizione completa, perché stiamo parlando di un City che non ha iniziato benissimo la stagione, sicuramente neanche male, ma non è un inizio da Manchester City, come nella realtà la maledizione della Community Shield. Guardiola che non vince questo trofeo da, credo sempre, non so se l'abbia mai alla fine conquistato, perde rigori contro l'Arsenal. Contro il Crystal Palace perde addirittura per una rete a zero, si ferma contro il Bournemouth, si ferma contro il Brentford. Con le big però si esalta. È un problema di motivazione? Oppure va in difficoltà con le squadre che si difendono? Perché il nostro allenatore in seconda, prima di questa partita, nel focus pre-gara, ci ha chiesto su quale aspetto volevamo soffermarci. Contro una squadra come il City, che vuole schiacciare l'avversario, dominare l'avversario grazie al possesso del pallone, una maggiore attenzione proprio a quella fase, alla fase senza palla, dobbiamo per forza di cose farla, dobbiamo starci attenti, dobbiamo lavorare principalmente su questo, perché sicuramente quella situazione sarà di fondamentale importanza per il nostro Tottenham, per i nostri ragazzi. Simili ma così tanto diversi. Pep Guardiola, Ange Postecoglou, Manchester City, Tottenham. All'Etihad Stadium, una partita chiave per questa stagione in Premier League per entrambe le squadre. Spero di non prenderne tante, la verità è questa ragazzi, perché mi ha sempre spaventato questo Manchester City. Siamo ancora in una fase di studio di questo 4-3-1 che sinceramente, visto che alla fine anche a livello giornalistico ci viene presentato così il modulo del Tottenham, e allora vorrei proporlo così in questa carriera beta. La classifica intanto la vedete, per un modo di commentarla al termine di questa partita, sperando di vedere un Tottenham a 18 punti. Ma adesso ragazzi in campo, perché è iniziata
La partita tra City e Spurs, con subito la rimessa laterale, Walker, attenzione Haaland, tiene palla, c'è Skip, Haaland la riconquista, palla per Grealish, Van de Ven, e poi attenzione alla possibile ripartenza, no, perché interviene anche Grealish, aggressione alta da parte del City, il passaggio rischioso per Walker che però diventa efficace per l'inglese, allora ancora Walker, l'appoggio per Correa, di nuovo palla indietro per Walker, orizzontalmente per Stones, Foden tiene palla, tanti, come vedete, i passaggi, però un Tottenham che si chiude davvero molto bene, costringendo il City alla conclusione impossibile dalla distanza. Kevin De Bruyne è schema, è Grealish, mamma mia ragazzi che spavento, Perisic c'entra, fermato da Walker, poi la riconquista, la riaggressione da parte di Destiny Udoge. E il possesso palla recuperato gli Spurs. Pedro Porro. Romero. Tiene palla. Indietro da Vicario. Non ci sono, diciamo, grosse alternative. Si va adesso al nostro play da André. Poi palla per Vicario. Attenzione al pressing da parte del Tottenham di Guardiola. Van de Ven. Ancora palla Romero. Di nuovo per André. Van de Ven. Qui serve personalità però. Perché altrimenti non usciamo. Perché rischiamo davvero l'errore. Eccolo qua. Haaland. 1-0 City, era nell'aria ragazzi, era nell'aria, è bastato solamente Haaland, è bastato solamente una grossa, enorme disattenzione, mancata lucidità per Vicario e gol del City, purtroppo regalato. Qui in realtà non era nemmeno poi troppa la pressione di Haaland, semplicemente un passaggio senza senso da parte di Vicario. Uno dei primi tempi più brutti della stagione, bisogna essere onesti, una sola conclusione con un XG di 0,01 è come se non fosse nemmeno una conclusione. Dobbiamo togliere Son perché lo sto facendo giocare da mezzo infortunato, sicuramente non rende al massimo, non rende, non sta bene, apprensivo, sicuramente non nelle migliori condizioni il sudcoreano. Spazio a Velitz, spazio quindi a Richarlison, questi i due cambi. Skip. Avanziamo con Velitz, palla indietro per Udoge, poi ancora Skip, Richarlison, un ottimo scambio qui con Velitz, Velitz, Aleko Velitz, la decidono i cambi, Richarlison, Velitz, più qualità non me la sento perché sicuramente Velitz è ben al di sotto di Son, semplicemente Velitz è in forma, è in condizione, Velitz permette agli Spurs di reagire. E qui grandissimo Richarlison perché alla fine la difesa del City si fa sorprendere. Velitz in una posizione lì al limite tra il regolare e il non. Richarlison taglia in due la difesa City con questo passaggio di prima. Forza ragazzi, a proposito di condizione, attenzione a quella di Haaland, Foden, Rodri. Altro cambio dentro Brennan Johnson in una posizione che a me sinceramente non fa impazzire in quella zona di campo, ma lo mettiamo comunque. Attenzione perché ci riportano anche un piccolo problema muscolare per Vicario, ma probabilmente è già rientrato. Minuto 79, l'impostazione dal basso del Tottenham e palla direttamente a Brennan Johnson, poi Kulusevski. Anche lui stanco, poco lucido, recupera senza grossi problemi a Kane, ma attenzione a Phillips che perde un brutto pallone, lo riconquista André, lo riconquistano gli Spurs, palla indietro per Vicario e poi Van de Ven. Attenzione sempre a questi scambi perché il City è molto bravo, Foden da fuori. Cercare anche di giocare palla in maniera un attimino più verticale, evitare la frontale difesa palla al piede perché secondo me siamo contro comunque una squadra decisamente esperta nell'andare poi a recuperare palla. 7 minuti al termine. Ci provano gli Spurs, la condizione del City, di tutti i giocatori in campo in realtà davvero molto scarsa, una partita dove si è corso tanto, Correa, altro possesso così, regalata al City, De Bruyne, lascia scorrere Haaland, ed è un errore, perché attenzione qui la ripartenza possibile da parte degli Spurs, Kulu, avanza, Kulu che, diciamo, chiamarlo col soprannome, va bene, Kulu, ok, comunque si salva in qualche modo Ederson. Etihad Stadium, signori, finisce qui. Pareggio tra Manchester City e Tottenham. Un City che conferma le sue difficoltà, quell'essere poco dominante a livello di numero di gol. Un Haaland che alla fine è stato praticamente annullato, nel senso che solo Vicario ha permesso ad Haaland di segnare. Altrimenti l'abbiamo visto in diverse situazioni, in diverse circostanze, non essere particolarmente brillante. Bene gli Spurs da davanti, soprattutto nel secondo tempo, malissimo nel primo, ma da migliorare la precisione dei passaggi, perché è stata una partita dove non solo poco possesso, ma ce l'aspettavamo. Ma secondo me c'è stata un po' troppa imprecisione in momenti
chiave, delicate, dove quell'imprecisione il più delle volte poteva portare un grosso enorme vantaggio ai nostri avversari. E a questo punto adesso possiamo analizzare un minimo di più la classifica. Siamo a meno 3 dal Liverpool, ma un Liverpool che può andare addirittura più 6 perché deve ancora recuperare un match. E ahimè, però purtroppo continua il calvario infortuni per Maddison. Questa sua nuova avventura con il Tottenham in Premier League non vuole davvero avere inizio, perché subisce l'ennesimo infortunio, l'ennesimo problema muscolare, stiramento del muscolo della coscia in occasione di un'amichevole durante la pausa nazionale. Qui lo storico degli infortuni di Maddison, non solo all'interno di questo save, ma nella realtà anche, quella che è stata appunto tutta la sua carriera, e notiamo purtroppo che ha subito almeno un infortunio grave quasi ogni stagione. Ma a proposito di infortuni gravi, torna finalmente Rodrigo Bentancur. Non ne avevamo parlato perché è indisponibile, perché non ha praticamente mai preso parte alla pre-season, né tantomeno a questo inizio di stagione, ma grazie alla pausa nazionale siamo riusciti a farlo ritornare con un buon ritmo, con una buona condizione. Quasi sicuramente non giocherà per tutta la partita, però arriva finalmente agli Spurs un ottimo palleggiatore, un giocatore che dovrebbe essere in grado di gestire bene il pallone, anche sotto pressione. Tanti infortuni, tanti giocatori che però possono sostituire i giocatori con fastidi muscolari, con problemi fisici nel migliore dei modi, ma una formazione titolare del Tottenham che ancora non abbiamo capito qual è, quale sia, perché sono già passate diverse giornate di Premier League, questa è la nona giornata, ma avete quasi sempre visto una formazione 11 diverso, che in Premier League in Inghilterra è una cosa comune, perché come ho detto molte squadre, avendo anche l'Europa di mezzo, giocano League Cup, FA Cup, Premier League e una competizione europea. Nel nostro caso noi giochiamo 3 e sono comunque tante, quindi è chiaro che tanti saranno i cambi, però ci piacerebbe, presto speriamo, di poter così vedere per almeno 2-3 partite di fila lo stesso 11. Intanto siamo contro West Ham, che non ha iniziato brillantemente la stagione, come sempre un po' di difficoltà per gli Hammers in Premier League e poi in Europa si esaltano, e qui attenzione perché Son colpisce il palo con Areola battuto, e diciamo che qualora dovessimo battere gli Hammers saremmo a meno 3 e basta dal Liverpool, senza considerare partite in meno o in più, perché appunto il Liverpool ha recuperato l'incontro che doveva recuperare. Van de Ven, il Tottenham quindi riparte dal suo nuovo grandissimo talento, il nuovo difensore centrale, intanto Kulusevski, quella la zona, quella la conclusione, lo spettacolo offerto da Dejan Kulusevski, 1-0 Spurs, tiene palla il brasiliano, poi Van de Ven ancora, quindi lo sviluppo partendo dal nostro difensore che è in posta, Pedro Porro, morbido per Brennan Johnson, cercato di superare Cresswell, buon intervento. Allora ecco gli Hammers che provano a ripartire, la pressione alta da parte degli Spurs e un lancio quasi a casaccio dove Destin Udoje, l'ex udinese, ringrazia, riconquista, recupera, e quindi ennesimo tentativo di ripartenza da parte degli Spurs. Pedro Porro, guardate la posizione molto centrale dell'esterno invertito, Sarr che controlla, a seguire da parte di Sarr, si appoggia poi sulla fascia Richarlison, punta l'uomo, palla dentro, ancora per Sarr, pallone scomodissimo, però di nuovo noi, di nuovo il Tottenham, Udoje, conclusione personale, avanza, attenzione allora al Tottenham, bisogna però aprire un po' gli spazi, Son, può provare? Può concludere, Han Min Son, ragazzi, se non c'è lui, grosse difficoltà nell'andare a segnare, nell'andare a trovare queste conclusioni. Lui è veramente uno spettacolo, un giocatore che probabilmente davvero puoi metterlo ovunque, sulla tre quarti campo, in qualsiasi ruolo, darà sempre il massimo. E qui però, troppo passiva la difesa degli Hammers, che probabilmente non pensavano a una conclusione così da parte del sudcoreano. Ward-Prowse, palla sul secondo palo, Van de Ven allontana, attenzione Bowen, c'è Romero su di lui, brutto il passaggio dietro, intercetta benissimo Bentancur, quindi ennesima possibilità per gli Spurs per ripartire. Will Hughes però va ad intercettare il pallone in verticale, e allora Areola, Zuma, anche qui Udoje, legge tutto con largo anticipo, e ancora il Tottenham che con tutta la calma del mondo può addirittura andare dietro da Vicario. Bowen, chiude bene Udoje. E allora Vicario, Van de Ven, bisogna cercare anche, eccoci qua, bisogna cercare, siamo proprio ragazzi, incredibile, mi ascoltano, l'unico neo davvero di questa squadra è quell'impostazione dal basso, poi sulla tre quarti lì la situazione cambia, gli interpreti anche e si vede spettacolo, ma questa impostazione dal basso regala sempre qualche pasticcio nel corso di questo inizio di stagione. Proveranno a reagire gli Hammers, posizione dubbia da parte di Michelantonio, bravo Udoje. Bravo Udoje, Richarlison,
il lavoro anche col fisico da parte di Yasin Udoje. Poi Sarr si toglie la sua prima soddisfazione in maglia Spurs per questa stagione. Gran conclusione da parte del giovane talento Sarr. È 3-0, ma qui davvero Udoje ha fatto un gran lavoro nonostante la pressione del 20 Hammers col fisico. Ha difeso il pallone, ha continuato a lavorare sulla fascia, sulla zona laterale del campo. E poi Sarr, questo tiro a giro, questo tentativo di conclusione che non sembrava in realtà da quella zona poter andare a buon fine, ma le qualità, come ho detto, questa squadra le ha praticamente con qualsiasi interprete. 3-0 Spurs. Vogliamo addirittura cercare la quarta rete. Van de Ven, questa volta sembrava davvero impossibile. Ward-Prowse, calcio d'angolo, primo palo, pallone che viene allontanato. Son poteva gestirla molto meglio. Poteva gestirla molto meglio. E quindi ancora Hammers, che cercano in tutti i modi di riaprire la partita. Michele Antonio passa, forse con troppa facilità. Scambio corto Richarlison, Son. Poi ancora lo sviluppo del Tottenham con Brennan Johnson. E qua, altra conclusione. Bowen, Andrea, appena entrato. Ci mette il piede, ci mette la gamba, però ancora una volta da dietro. Questa uscita del Tottenham che presenta dei problemi che non possiamo essere poi totalmente indifferenti, un qualcosa sul quale poi nel corso di questa stagione, nei prossimi episodi, cercheremo di valutare con maggiore attenzione. Intanto Sarr può avanzare. Sarr ancora! Emerson Royal con la rimessa lunga. Van de Ven. Solomon di prima! Che spettacolo, ragazzi! Manor Solomon! Addirittura poker calato per gli Spurs. Ma che conclusione questa! Bravo, André! Bravissimo, André! Perisic, cosa bella di questo Tottenham, che una mentalità che proprio dice non vogliamo fermarci, anche se la partita al minuto 67 a livello teorico è chiusa, ma cerchiamo sempre di dare il massimo e di continuare a segnare e regalare spettacolo ai tifosi. La partita finisce qui, gli Spurs trionfano sugli Hammers per 4 reti a 0, torniamo subito alla vittoria, torna subito il clean sheet. Una Premier che continua a regalare spettacolo, da segnalare anche la ripresa del Manchester City che torna a vincere in casa del Nottingham Forest, il Liverpool forse la sorpresa di questo campionato, è tornato alla fine il Liverpool di Jurgen Klopp, direi proprio di sì, primo da solo con 22 punti, ma uno, dobbiamo ancora affrontarli, due, la Premier è ancora decisamente lunga. Signori, ci vediamo in un prossimo episodio. Continuate a supportare il canale, continuate a supportare la serie. Alla prossima, ciao a tutti!